Bella a Bella a tutti tutti ragazzi, ragazzi, io sono Valerio io sono Francesco. e oggi siamo in un video che tratterà un argomento interessante. Oggi infatti andremo a parlare dei 30 manga più longevi che esistono ancora oggi. E per quanto possa essere strano, One Piece è solamente il penultimo. Già, perché uno si potrebbe aspettare One Piece, dato che ha oltre 800, 900, adesso non mi Cazzo, ricordo, 900 capitoli, siamo arrivati da praticamente poco. una cosa assurda, però è il penultimo, quindi chi ci sarà al primo posto? E oggi ve lo andremo a dire. Allora, partiremo dal meno longevo al più longevo, ovviamente, quindi dal 30° posto al primo. Iniziamo. Hunter x Hunter del 98. One Piece del 97, Futari H del 97, Kaiji del 96, Tasogare Ryusei-gun del 95. Sake no Somichi del 94, Detective Conan del 94, Miei Crime del 93, Akagi del 92, Mimami no Teio del 92. Kaze no Daichi del 1990, Berserk del 1989, Hajime no Ippo, che in Italia è Rokkijō, sempre dell'89, Le bizzarre avventure di Jojo dell'87, Cooking Papa dell'85, Kamakura Monogatari del 1984, Shimakozaku dell'83, Orishimbo dell'83 anche questo. Capitan Tsubasa, che in Italia invece è Holly e Benji, che è dell'81. Kinagure Concept, che invece è dell'81. Suri Bakanishi del 79, Petal Hero del 78, From Eroica with Love del 76, Oke no Mosho, anche lui del 76, Glass Mask del 75. Wankorobe del 75. Sam Chome no Yui, non so se si dica così perché è molto obbligato questo, ma anche lui del 74. Akabe del 72, Golgo 13 invece del 68, e ora c'è il primo posto. E al primo posto invece abbiamo Loke the Superman. che è del 1967. Ragazzi, veramente io non ho mai sentito parlare, ma diciamo, dato che questa classifica si basa su anime e manga che continuano ancora oggi, quindi è veramente assurdo. Pensate che dal 1967 ancora continua oggi. Ragazzi, questo video è stato pieno di parole difficili, ma speriamo che vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao!